Carissimi amici, buongiorno dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Andrea Tarquini, il corrispondente in Germania del quotidiano La Repubblica, ci dice che una commissione di esperti ha presentato un rapporto sconvolgente al governo Merkel. Il tema è quello delle pensioni. Si chiede di elevare l'età pensionabile a 76 anni, ripeto 76 anni, e di assicurare l'integrazione di almeno 400.000 immigrati ogni anno per poter garantire le pensioni. Per poter pagare le pensioni a tutti bisogna elevare l'età pensionabile a 76 anni e ogni anno acquisire 400.000 immigrati che garantiscono che la percentuale di coloro che in età lavorativa effettivamente versano dei contributi sia tale da poter sostenere lo Stato sociale. Ciò accade perché in Germania si fanno sempre meno figli e pertanto ci sono sempre meno contributi che vengono versati per le pensioni. È un problema europeo. L'Europa, i 28 Paesi membri dell'Unione Europea, complessivamente hanno circa 500 milioni di abitanti, che sono pari al 7% della popolazione mondiale. Produciamo il 20% della ricchezza mondiale, ma ci sobbarchiamo il costo del 50% della spesa sociale mondiale, cioè quanto in tutto il mondo si spende per pensioni, sanità, istruzione, sussidi sociali, il 50% viene speso all'interno dell'Unione Europea. C'è una discrepanza forte tra il 7% della popolazione mondiale e il 50% della spesa sociale mondiale. È un problema anche italiano. Pensate che oggi ci sono circa 250.000 cosiddetti esodati, sono adulti tra i 40 e i 60 anni che hanno perso il posto di lavoro ma che non hanno ancora acquisito il diritto a percepire la pensione. È una situazione tragica, parliamo di padri e madri di famiglia che, pur avendo figli a carico, non hanno alcun reddito da lavoro. Immaginate che cosa accadrebbe qualora, anziché gli attuali 67 anni di età per poter percepire la pensione in Italia, e questo lo dobbiamo grazie alla Fornero, l'età pensionabile dovesse essere elevata a 76 anni. Se questo è valido per la Germania, lo è ancor di più per l'Italia, perché il tasso di natalità in Italia è ancora inferiore rispetto al tasso di natalità in Germania. Ma rendiamoci conto che di questo passo noi perderemmo del tutto la qualità della vita. Vivremmo soltanto per pagare le tasse, così come perderemo la nostra civiltà, perché la nostra società si trasformerebbe in un multiculturalismo all'insegna dell'assimilazione, dell'integrazione degli immigrati nel maggior numero possibile per assicurare il pagamento delle pensioni, dei contributi che consentono poi di erogare le pensioni. Ma non è questa la soluzione. Dobbiamo rivoluzionare tutto, dobbiamo riformare il modello di Stato, di sviluppo e di società, mettendo al centro la persona anziché la moneta. Dobbiamo salvaguardare la famiglia naturale, sostenere la natalità, fare in modo che le madri che scelgano di dedicarsi a tempo pieno ai figli, alla famiglia e alla casa possano essere messe nella condizione di farlo. Dobbiamo sostenere i giovani affinché possano anche loro essere messi nella condizione di avere una propria famiglia e di mettere al mondo dei figli. E dobbiamo ovviamente ripensare al modello sociale, perché non possiamo continuare a
operare in un contesto in cui, anziché essere la moneta al servizio della persona, la persona finisce essere schiava della moneta. È necessario agire in fretta, è necessario affrancarci da questa dittatura finanziaria, da questa dittatura relativista, da questa imposizione di un immigrazionismo e di un multiculturalismo che ci sta letteralmente uccidendo. Salviamoci fin quando siamo ancora in tempo.